Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 28esimo episodio di Pokémon Insurgents. Rattrissimo microfono, randomizer, Nuzlocke. La professionalità, signori. Nello scorso episodio siamo entrati nella grotta dove risiedeva il culto infernale che ha risvegliato Groudon. Sto registrando subito dopo quel video, quindi ho la mente fresca e i capelli di merda come al solito. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno, sempre in modo tale da sostenere questa fantastica serie che come al solito vi sta prendendo molto. A quelli che la seguono, che sono pochi, ma questi sono altri dettagli. E nulla ragazzi, direi che possiamo fiondarci in quello che sembrerebbe essere una foresta o comunque il preludio a un nuovo percorso. Oggi sono in vena di bei termini. E nulla, siamo qua, facciamo la cattura. Sì, molto tranquilli. Oggi facciamo un commentary molto sciallo. Sta venendo la diarrea. Che schifo. Come cazzo lo chiamo sto coso? Una molla. Minchia, lo chiamo Malesani, Dio Cristo. No, però Malesani era il mio Lucario della... No, non posso chiamarlo Malesani. Non posso chiamarlo Malesani, raga. Perché c'è già Ermollo. No, però Ermollo Malesani, vai. Perché Lucario era Ermollo Malesani. Ma che mollo. Io sto qua 24 ore al giorno a recare, 24 ore al giorno, caso. Questo episodio, raga, è iniziato malissimo, malissimo, benissimo, dipende dai punti di vista. Se vi piace il trash è iniziato benissimo. Oh, era scontato come... La bibo perché è black humor, devo ricordarmi. Tra l'altro devo bippare qualcosa. No, non devo bippare nel prossimo episodio, wow, figo. Cioè, no, nel prossimo episodio che vedrete voi, quindi quello che ho registrato prima io. Minchia che tumore. Flamethrower ti fa male, vero? Sì, dai, abbastanza. Moonblast. Ok, ogni tanto si bugga Insurgence che mi dà super efficace quando non lo è, perfetto. Tra... Ankamo! Cristo, l'ho già trovato ieri, Rayquaza. Tra 721 Pokémon che ci sono, più tutte le mega, le forme delta, Gesù bambino. Cioè, solo questi ci avete, Dio buono. Flinched. Guarda che roba. Guarda che roba, mi fa flinciare la mamma. Mi fa flinciare la mamma. Allora, forse con Carla e Rockbreaker dovrei farti abbastanza male da buttarti giù. Sì, ma figa, mi stai aprendo. Cioè, che cazzo ti... Ma andiamo Mewtwo a sto punto. Cioè, nel senso, mi ammazzi tutti, ma andiamo Mewtwo. Guarda che mi fa male anche a Mewtwo, però, questo, Cioè, un po' la mamma infame. Psyche che vai giù. Ok, perfetto, ci siamo capiti. I punti esperienza vanno a tutto il mondo, praticamente. Ok, perfetto. Allora, direi che c'ho il team meno matto dopo neanche un allenatore. Perfetto, bellissimo. Perché questo qua, raga, non era un allenatore. Dai, forza, un operaio che lui lavora. Lui merita i soldi, mentre il youtuber no. Ok, perfetto. Zucca pelata con Gyarados lì che c'ha giustamente un larvesta. Ok, perfetto. Bug bite. A parte che sei stupido, potresti farmi una mossa di fuoco, ora che ci penso. Quando dico qualcosa di troppo, fermatevi, mandatemi una lettera a casa, vi prego. Trick or treat, che cazzo è? Deserve takes the full trick or treating and turns into... Ma che cazzo è sta merda? Ma vivate, fangulo, va. Allora, ok, perfetto. Anche Candy, raga, ha preso più botte che i wrestler, quindi leviamolo. Allora, qua abbiamo una hyper potion, t'ho visto, infame. Tra l'altro, lì giù c'era uno strumento. Sono stato abbastanza intelligente da prenderlo oppure l'ho bypassato totalmente? Spoiler, ok, no, sono stato abbastanza intelligente da prenderlo. Ogni tanto mi sottovaluto, signori. Ok, perfetto, un bambino, perfetto, che a noi piace. Tra l'altro sarà un ninja poi di merda, che ha un... con un Ryo Ermollo, signori, l'avevo citato prima. È tornato subito più forte che mai. Water Rocket, Nasty Plot, sì, bello Nasty Plot, gran mossa, raga. Poi su un Riolu che è tutto meno che speciale, proprio geniale. Ok, Munna con Water Rocket, raga, che è la mossa del secolo. Psychic di Aia. Che cazzo f***. Ma vaffanculo. Sto bestemmiando un po' troppo in questi episodi, raga. E
No, basta, che due coglioni. Quelli del Team Darkrai. Del Team Darkrai, bellissimo. Quelli del culto di Darkrai. Signora Persefone, sei sicura che sia una buona idea? Non hai portato tutti i tuoi Pokémon con te. Che cosa potrebbe succedere se dovessi affrontare qualcuno? Sarà tutto ok. Non sono... Non posso andare a visitare mia sorella? Sì, ma voglio dire... quindi non vedo alcun problema. In ogni caso, se riuscissimo a capire come Darkrai... come Darkrai continua a fuggire da lei... sì, continua a fuggire da lei... non faremo molti progressi nel catturarlo. Ok, non so se ho tradotto bene, però nel senso se hai capito più o meno. Non dovresti cercare quel ragazzino? Se non lo farai, l'augur potrebbe venire a cercarci. Possiamo cercarlo dopo. In questo momento ho un traditore da una, di una, ho quella traditrice di mia sorella da, con cui confrontarmi. Si traduce così, raga, perfetto. Mi veniva il termine in italiano. Buongiorno signore, ma lei quanto è bello. Vuole anche lei unirsi a Intesa San Paolo? Allora, perfetto. Tra l'altro, raga, ho visto che il video, tipo, la gente non l'ha capito in alcuni punti, però era un video virale. Cioè, se non l'avete visto, raga, c'è un problema di fondo. Vuol dire che questa piattaforma non la vivete. Non ci mettete il cuore in questa piattaforma. Tra l'altro, ora che sarà uscito questo video, visto che mi sto preparando, che farò un weekend via, sicuramente la gente se l'è già dimenticato quel video, perché non sarà più in tendenza dal 15-18. Quella è un escape rope che entrerà nella mia collezione di funi di fuga. Ne ho 14 più o meno, c'ho la stanza piena. Ok, perfetto, a 300 like vi faccio vedere la mia collezione di funi di fuga. Ok, perfetto, allora siamo a 6 minuti di registrazione. Direi di curarci poi, tra l'altro dovrei aver preso delle pozioni. Che bello quando spari una stronzata. Non sentite anche voi quelle breath di dire una minchiata cataclismatica proprio? Non ho preso le pozioni, ma che bello l'universo. Porca puttana se è bello l'universo. Ok, allora abbiamo un problema di fondo. A parte gli scherzi, questo è seriamente un problema. Allora, fermi. Tra l'altro mi sa che non ho neanche un Burnil. No, sì, ce l'ho il Burnil. Ok, allora famo che torno indietro. Famo che torno indietro, raga, sennò veramente si muore tantissimo. Nel mentre che incontriamo i Rampardos per strada, siccome non ho voglia di tagliare perché sono uno youtuber di merda, come sapete, e non ho voglia di editare, vi invito, ragazzi, come al solito a lasciare un bel mi piace. Tu mi ricordi il mio Felix. Vi invito a lasciare come al solito un bel mi piace, un commento rispondendo alla domanda del giorno per sostenere sempre e comunque questa serie. È ormai la frase cult, mi dispiace. E tra l'altro non so utilizzarle, si teletrasporti di merda. Raga, facciamo un hashtag per abolire ste cose. Cioè, in questi due episodi di tutto ho visto. Grotte che, con i sassi da spostare ad minchiam, sassi da buttare nella lava per far spuntare ponti, città con i teletrasporti, persone col Parkinson che non sanno salire le scale. Cioè, veramente, io, raga, sono allibito da tutto ciò. Tra l'altro, abbiamo le full restore, visto che c'ho un fracco di soldi, direi di prenderne 45 come Balotelli, e direi che può bastarci e avanzarci. Comunque, tutti quei soldi lì, per chi se lo stesse chiedendo, li faccio uccidendo gli Audino. Ok, perfetto, wow, tra l'altro ci ho messo relativamente poco, penso di non averci messo neanche un minuto. E buongiorno, abbiamo trovato le ghiande. Allora, direi, raga, di metterci un repellente preventivo, giusto per non perdere 20 anni, sapete com'è. E che dovrei avere, perché se gli ho cazzo, cioè, sono arrivato a metà in quella grotta. Metà repellenti, porca puttana, sono tantissimi metà repellenti. Ho sputato due volte a sto giro. Sì, oggi c'ho la salivazione particolarmente... Cazzo è sta roba? Cioè, vaffanculo, davvero ho messo un repellente? Sono a Selen City, la città di Serena, la città di Tia. Adesso, raga, ce lo troviamo. Tra il bello, con sti menhir bellissimi. Oddio, queste qua sono le statue di Cresselia, che figo. Ci sono anche, tipo, da utilizzare nella base. Che cosa bella. My wife and I just moved here to Selen City for a change in sanity, o qualcosa del genere. But when I think the city is haunted, I've heard rumors about terrifying ghosts haunting streets at night. Ok, ci sono i fantasmi. Riassunto. Proviamo a fare la nostra cattura in questa TV, raga. Dai, dammi qualcosa di buono. Io credo in te. Fatemi deglutire la saliva, raga, perché stavo esplodendo. Vai, vai. Dove sono? No, cazzo, non ho gli occhiali della verità, raga. Potevano tornare. Vai, vai. Il potere del sostituto. Il potere del sostituto. Sì, ma porca puttana. Oh, dai, se... No. No, no, figa, no. 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 No, no. Perché ho fatto endure, Cristo? Non serve qua indurire gli uccelli. Non è qui che devi indurire l'uccello, Voltres, mi dispiace. Ok, perfetto, raga, questa battuta qua trascende i confini del cosmo.
Ok, Fire Punch. Allora, in teoria, tra l'altro, minchia, Fire Punch mi ha tolto così tanto su Moltres. Forse non è così da scartare sto Pokémon. Ultra Ball, Hitmonchan, raga, non ho la più pallida idea di come chiamarlo. Mega Punch. Raga, non sembra per nulla scarso, effettivamente. Allora, mandiamo Fuji così, senza un motivo apparente, perché forse è l'unico che... tanto... Lasciate dislike. Ve lo chiedo col cuore. Lasciate dislike. Sei stato utile come un cesso in cucina, figliolo. Cazzo, sentite la quiete, ragazzi. La quiete, sì. Ah, sì. La quiete. La quiete che segue la tempesta. Leopardi. Gli grandi tilli di leopardi. Ah, che bello. Mannaggia i facoceri. Cosa che cazzo vuoi tu? Eh? Stealth Rock tu... sì, non ho mica Pokémon che conoscono Stealth Rock. Qua ciuliamo una Timer Ball. Esploriamo, raga, un pochino la città senza fare su e giù per le scale come i malati. Celebrali, ovviamente, si intende. Un saluto a tutti voi. Silent City, perfetto. Mi piace, raga, quando faccio tutto sto black humor. Tra l'altro mi devo ricordare di bippare le cose in questo episodio. Già ho due cose da bippare. Cavolo, raga, i bip però mi ricordano qualche serie. Vero? Chissà, chissà, chissà. Magari tra poco tornano i bip. Raga. I grandi bip, signori. Da dove vengono i grandi beep? Scrivetelo qui sotto in un commento. Allora, va bene così, sì, ci piace, ci piace, ci piace. Tu sei utile. No, perfetto, ci piace. Quello è il gatto del Rocket. Luke, non è che potresti dire al tuo gatto di levarsi dalla minchia? Ok, perfetto, grazie Luke, sei il migliore. Madonna, c'hai la coltivazione di Persian, proprio ti spuntano. Ma che cazzo vuoi? Nature Psychic? No. Non voglio predictare la natura di un Pokémon. Non ci tengo, veramente. Ok, perfetto. Io non so che casa sto visitando. Mega Ring? Dai, dammi qualcosa. Ma dai, ma datemele ste mega pietre. Se mi dite che c'è un Mega Ring, non potete non darmi le mega pietre. Ok, perfetto. Questa parla di fantasmi. Oh, abbiamo capito che stai in città che stanno i fantasmi. Focus Sash, perfetto. Abbiamo capito che stai in città e i fantasmi ci stanno. Quindi nulla. Perfetto. Abbiamo i ghosts, proprio. Madonna, neanche gli heavy metal. Dark Rock, roccia oscura, che sarebbe? E si presentano così, con Dunspers. Raga, vi giuro non li avevo visti. Oh! A cazzo, era rimonta. Ok, perfetto, no, tranqui allora. Mia, mi sono cagato addosso, ho detto, come fa un Dunspers a farmi così tanto? Questo è già un pochino più forte. Allora, vai Armin, è il tuo momento. Body Slam, se mi paralizzi ti giuro che ti amputo le palle. Sei maschio, quindi va benissimo. Ole! Excisor, via! Tagliuzza! Perfetto, vaffangula, mamma. Ok, perfetto. Ucciso questo cultista, fermi. Fermi, non era mia intenzione. Non era assolutamente mia intenzione in questo momento. Un attimo. Sono stato attaccato da un cultista. Mi hanno provato a stuprare. Tra l'altro, sta città è piccolissima. A meno che non ci sia una parte superiore che è bloccata dai cultisti. Questa roba qua. Oh, quella è una Rare Candy, la voglio. Datemi quella Rare Candy. Come cazzo ci arrivo, Dio boh. È infinito sto po'. Oh, facciamo che questo posto qua me lo guardo fuori parte, perché sennò veramente diventa l'episodio più monotono della storia di YouTube. E non è quello che volete, vero? No, che voi volete il sangue, la lotta, la morte, i culti di Darkrai, John Frog, merda. Tra l'altro voglio ancora catturare merda, raga. Ok, perfetto. Eccola qua. Diana, Persefone. Che cosa stai facendo qui? Pensavo che non mi avresti mai più parlato, in sostanza. Non sono qui per vedere te. Voglio vederlo con i miei occhi. Ok, lei penso che abbia Darkrai, raga, effettivamente. O che comunque nasconda Darkrai o qualcosa del genere. Attenzione, grande interpretazione di Red. Sai, Darkrai, ne abbiamo parlato prima. Oh, giusto. Ascolta, Persefone. Sai, I know you seem to think that I'm best friend with the legendary Pokémon. Sai che io so che tu pensi che io sia la migliore amica dei Pokémon leggendari, ma in realtà non lo sono. Non ho mai visto quella cosa. La cosa, anzi, non ho mai visto la cosa. Mi si è inceppata la voce, raga. Purtroppo sono due episodi che registro, non sono più abituato, raga, sto invecchiando. Persefone, devi uscire da questo business del culto appena puoi. Adesso che ancora puoi.
Ho capito che vuoi la vendetta, anch'io la voglio, ma tutto ciò non funzionerà. You are going to get yourself hurt or worse. Potresti morire e o potresti farti male, o peggio, potresti farti catturare di nuovo. Wow, Diana. Il modo in cui hai messo giù tutto ciò. It almost seemed like you cared. Sembra addirittura che ti importi qualcosa. Oh, smettila, Persephone. È successo anni fa. Mi hai abbandonato, Diana. Tutto ciò, that's not just water under the bridge, ok? Questo penso sia un modo di dire. Una banalità, in sostanza, si tradurrebbe in italiano. Penso ci sia un modo di dire in italiano, ma non lo conosco. Se non vuoi aiutarmi, me ne vado. Sono una donna impegnata. Ho persone da incontrare, luoghi in cui andare. Ragazzini ricercati da Augur da catturare. Sono qui, ciao! Suppongo che tu non lo sappia. Sto cercando un ragazzo che è scappato dalla nostra custodia qualche tempo fa. L'Augur ha paura di lui, e per un'ottima ragione. Se non lo dovessimo trovare, potrebbe venire al culto di Darkrai. Un ragazzo, eh? Tipo quello che c'è dietro di te. Ciao! Wow, che cosa stai facendo qua? No, tu che cosa stai facendo qui? Era meno sorpreso, più incazzato. Ah no, fortuna mia in sostanza. Sei venuto... non puoi affrontarmi adesso. Cioè no, in realtà può, perché mi sono curato. Quindi sì, affrontami. Ok, perfetto. Perché c'è tipo una coda che... Vabbè, non faccio domande. Volbeat, però se tu ti presenti con un Che cazzo è sta cosa? Stiamo scherzando! Cos'era? Cosa ho appena visto? Ma era Mega Zoroark, sì! Ma raga! Ma che cosa orribile! Oddio, mi sembrava strano, dai, Volbeat, minchia, sarà. Cazzo, non gli ho fatto niente con lanciafiamme. Minchia, che infarto. Sì, però non posso missare. Tra l'altro, finché miso contro un combi, raga, va più che bene. Tra l'altro, penso che abbia anche un Volbeat a sto punto. Se vai, perfetto. Raga, no, veramente, ci sono rimasto malissimo. A parte che è stata una figata, ma ci sono rimasto malissimo, seriamente. Ok, mio tu livello 63, adesso dovresti avere Volbeat, quindi me la sono... infatti, beh, minchia. Veramente, raga, una delle battaglie più difficili della mia vita. Oh, bello, stavi per morire, vero? Ok, perfetto, giù anche questo e... Madonna, raga, ci sono rimasto di merda, ve lo giuro. Ok, battuta. Just my luck. Only I would find the very person I was looking for when I'm woefully unprepared. Ah, ok, non aveva i suoi Pokémon migliori, lei, giustamente. Che fortuna incontrare la persona che stai cercando quando non hai i Pokémon perfetti. Per la battaglia, in sostanza. Faresti meglio a controllare dietro di te, Creepy. Cioè, watch your back, a fare attenzione, a prestare attenzione, Creepy. Ti ritroverò di nuovo e nessuno mi scappa di nuovo. In realtà sarebbe la seconda volta che ti scappo in questo caso. Però, dettagli. Creepy, giusto? Mi dispiace che tu abbia dovuto affrontare tutto ciò. Sono Diana, sono la capopalestra di Selen City. Persephone è mia sorella. Non cercherò di difenderla, sarebbe disonesto. Ma non voglio dire che sia la ragione per la quale sta facendo tutto ciò. Una roba del genere. Ho tradotto malissimo, lo so. Ciò non la giustifica, ma per piacere non giudicarla così presto. Sei uno sfidante, giusto? Se vuoi venire alla palestra, se vuoi venire sarò alla palestra. I'll meet you in far back, ci vedremo presto. Ok, perfetto, allora direi che la palestra, raga, la affrontiamo in the next episode. E adesso direi che possiamo andare verso il faro. E nulla, sì, andiamo verso il faro, vediamo un po' che cosa c'è, parliamo un po' con la gente e poi concludiamo questo episode. Tra l'altro penso che d'ora in poi, raga, li editerò tutti con Camtasia, perché sinceramente vedo che è molto più... scusatemi, con Sony Vegas volevo dire, perché mi sembra che sia molto 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 meglio a livello di qualità, soprattutto la facecam. Quindi anche se mi costerà più memoria del PC e anche se il PC mi morirà sicuramente prima, probabilmente il PC si attacca al cazzo. Ah, ok, aspettate, forse posso uscire di qua.
e prendere la mia bellissima Rare Candy. Perfetto, che probabilmente dimenticherò nello zaino, come tutte le Rare Candy che ho avuto nella mia vita. Però dettagli, ok, buongiorno, lei è una guardia inutile o mi dà qualcosa? Lei è una guardia inutile. Oh, gli occhiali neri, perfetto. Posso andare a fare il cosplay di James Bond a Luca. Tra l'altro, raga, molto probabilmente sarò Luca di domenica, Luca Comics. Ve lo dico già con anticipo, quindi nulla, se ci siete fate un fischio, scrivetemi da qualche parte. E nulla ragazzi, io direi che questo episodio può concludersi qua. Quindi se vi è piaciuto vi invito, come solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, postate i social per rimanere sempre aggiornati sulla mia vita al di fuori del canale e per ricevere contenuti esclusivi come al solito. E premete la campanella per ricevere ovviamente i feed, ovviamente mica tanto, però dettagli. Detto ciò ragazzi, direi che noi ci possiamo beccare in un prossimo video.